Nella politica, a sollevare le proteste dei 5 Stelle oggi è la decisione assunta da Montecitorio di sospendere fino a 15 giorni quei parlamentari pentastellati che una settimana fa avevano tentato di fare eruzione nell'ufficio di presidenza per protestare contro la bocciatura della loro proposta sui vitalizi. Non ci fermeremo, replicano dal movimento che anche oggi è alle prese con un aspro botta e risposta con i colleghi del Partito Democratico. Ce ne parla Monica Giandotti. Un serio attentato al confronto e al funzionamento delle istituzioni, reso ancora più grave dalle modalità aggressive con cui è stata condotta la protesta. Con queste motivazioni l'ufficio di presidenza di Montecitorio sospende dall'aula 42 deputati del Movimento 5 Stelle per il blitz contro i vitalizi dello scorso 22 marzo. Oggi il gruppo dei deputati pentastellati torna a protestare e scende in piazza mostrando cartelli con il volto di chi, a loro dire, è responsabile di aver bocciato la loro proposta, estendere la legge Fornero anche ai parlamentari. Noi non ci arrendiamo, cioè avranno vinto una battaglia sulle pensioni dei parlamentari, ma non hanno vinto ancora la guerra. Adesso troveremo altri strumenti per riuscire a far saltare questa pensione a settembre. Se anche voi volete la pensione dei parlamentari come quella dei cittadini, sosteneteci con l'hashtag Punite anche me, l'appello che arriva dal blog.